La nomina di Maurizio Arrivabene come team principal della Ferrari in Formula 1 è molto intrigante perché ci si può chiedere come mai la Ferrari abbia scelto per un ruolo chiave, così fondamentale nel suo business model, un manager che non ha delle competenze motoristiche né ingegneristiche, ma ha un suo background, delle sue competenze, nell'ambito del marketing, della comunicazione e della sponsorizzazione. Forse una possibile risposta è da leggere nel senso che la Formula 1 ha per la Ferrari e nel modo possibile in cui può essere valorizzata al meglio la partecipazione della Ferrari in questo contesto. La Formula 1 sta vivendo un momento di crisi con una riduzione degli ascolti su scala mondiale stimata intorno a 50 milioni di spettatori e con una riduzione del 20% ad esempio nel mercato tedesco nell'ultimo anno. In realtà la Ferrari ha bisogno prima di tutto che il prodotto Formula 1 sia di traino e questo implica avere una maggiore prospettiva di marketing e di comunicazione. Arrivabene è una persona provocatoria e anticonvenzionale che probabilmente potrebbe addirittura arrivare a far riflettere sul fatto che potrebbe essere meglio per la Ferrari arrivare seconda in un campionato con grandissima visibilità e attenzione, piuttosto che arrivare prima in un campionato non particolarmente appealing per il pubblico. Non trascuriamo il fatto che recentemente in Formula 1 Bernie Ecclestone ha dichiarato che tutto il mondo dei social media e del digital marketing non è rilevante per la Formula 1. Credo che questa non sia una prospettiva molto lungimirante e credo che la Ferrari voglia combattere anche questa tendenza. Così si può spiegare forse la nomina di un personaggio del profilo di Arrivabene in un ruolo così importante per la Ferrari. Vedremo cosa succederà. Per chi come noi osserva il mondo dello sport marketing, questo è un fenomeno sicuramente interessante.